Zombie apocalypse.
Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video, che dire, lavo piatti con voi e cerco di sbrigarmi un po' le pulizie di casa. Oltre a pulire la mia camera, cioè a fare il letto e tutto quanto, l'ho anche rispolverata perché ce n'era bisogno. Non ho registrato la parte dove registravo, dove volevo registrare insomma lo spolvero della mia camera perché non mi andava, raga. L'ho già fatto altre volte. Oggi ho voluto farvi vedere come lavo i piatti e vabbè. E quindi tutto sommato ho cercato di dare una bella messa a posto anzi, i nostri piatti della sera e della colazione. E poi, ovviamente, come dire, ho cercato anche di sistemare un po' l'angolo cottura, cioè il cucinino, l'angolo cottura dove ci sono i fuochi e basta. Poi, che dire, adesso sto lavando i bicchieri, le posate. Vi ho fatto vedere anche che c'è un Dexal lavapiatti al limone, che è aggressivo, però lava bene i piatti, quindi top. Ok? Ed è molto buono, mi piace. Ovviamente uso una spugna abrasiva per lo sporco più grosso, più eccessivo, più tosto. Lo sporco più tenace. Ok? E niente. Vi auguro una buona visione e vi lascio al video. Nel frattempo sto anche cercando di pulire anche il tavolo. E vi porto in camera mia a farvi vedere un po' come è venuta bella pulita la mia camera, ok? Il resto non ve lo faccio vedere perché l'avrete già visto migliaia di volte. E nulla, ragazzi, vi auguro nuovamente buona domenica e a presto. Ciao, un bacio.
Allora, rieccoci ragazze. Dunque, sono riuscita finalmente a lavare i piattini e tutte le stoviglie e anche non solo, tutte le pentole via discorrendo. E niente ragazze, mi sto sciogliendo adesso le mani, tra un po' me le vado a lavare perché altrimenti questo detergente detersivo della Texal mi fa irritazione le mani, mai non sia mai, perché questo detersivo ho notato che è un po' aggressivo. Anche quelli ipoallergenici per le mani delicate. No, ragazze, lavatevi sempre le mani, non c'è bisogno che ve lo dico io, non c'è bisogno che ve lo dico io, però sciacquatevi le mani con il sapone neutro per le mani delicato, perché veramente questo Texal è aggressivo come ne può più, per carità. Ve lo faccio rivedere, aspettate un secondo. Allora, questo è Dexal, vedete, per lavare i piatti. Lo uso anche per smacchiare altre robe, tipo questo strofinaccio, però va bene anche per i piatti. Anzi, è per i piatti, però lo utilizzo anche per altre cose. Anzi, più mia nonna che io mi utilizzo per altre cose. No, per i pennelli no. Per gli strofinacci che c'ho in camera per lavare i pennelli. Quando, per asciugare i pennelli o per come dire, sì, degli strofinaci che utilizzo per asciugare i pennelli. E vabbè, niente, che servono poi degli bidet, asciugamano da bidet, sarebbe. Niente, ragazza, a parte le cose che vi sto dicendo, fesserie, però vabbè, vi faccio vedere che adesso, non so se l'avete visto, sto ultimando la mia situa. Aspettate che sto ancora registrando, sì, ok. Questa è la mia situa e ho dato un po' a posto qua. Allora, questo adesso lo metto qua sul questo è del pane, come potete ben vedere, è del pane. Questo strofinaccio è mezzo brusacchiato, non so se si nota. E vabbè, niente. Qua c'è dell'acqua. Ah, mi ho preso la friggitrice d'aria perché ho notato che è strabuona. Però certe cose non mi fanno impazzire, ma me le faccio passare perché già sono buone, non si butta via nulla. Qua ho lavato i piattini, qua ho lavato un'altra pentola per mangiare cose che mi piacciono tanto a me, tipo la bistecca, o altre cose varie. Questo è un buccio antico come il mondo, vabbè, che mi piace tanto. E quella cosa lì, vedete, perché ogni tanto mi faccio delle spremute d'arancia che le metto qui quando sono al computer e le utilizzo per rinfrescarmi un po', per non stare a crepare di caldo d'estate. Invece questa è una salsa di soia, questa qui, salsa di soia Chinese, come si suol dire, non lo so, vedete? Allora, fermentazione tradizionale naturale. Io non me ne intendo di queste cose, però pare che sia buona. Io l'ho assaggiata ed è squisita, ma non mi fa impazzire, anche se ho detto che è squisita. Questo è un portapane. Questa è tutta la mia cucina, vedete? Boccadura ha detto che bella la bambola che è in cucina. Questa è una per metterci dentro le bustine, un portabuste se andiamo alla spesa o che ne so, per mettere dentro come si può dire? Il secchio della mondezza la mettiamo da lì, vedete? Da qua. E lo usiamo anche per come dire? Non veramente, vabbè, come sacchi per la mondezza, non devo il termine, scusate, ma quando faccio video su YouTube o mi impappino o non riesco a parlare bene, vabbè. Lasciamo perdere che è meglio. E niente ragazze. Ah, Elisa Versicchi ha appena caricato un video, che bello, poi me lo vado a vedere. Vedete che non riesco più a parlare, vabbè, niente. E adesso andiamo in camera mia. Non faccio vedere il disordine che c'è, un attimo. E niente, eccomi qua. Dunque, qui ho fatto il letto. Qui lì vedrete sicuramente che c'è aspettate un secondo. Ok, allora lì c'è una maglia perché dal pigiama mi ha tolto un caldo fotonico.
qua. Sì, mi sono messa. Ho il pigiama ancora perché non ho voglia di vestirmi per il momento ancora. Non se ne parla proprio. Però entro mezzogiorno mi vesto anche solo o giù o su, una parte di su, per fare video e make up. Se no, vabbè, resterò in pigiama, non è il caso. Meglio mi vesto che faccio prima. E niente, allora, questa è la mia finestra, come potete ben vedere. E questa appunto è la maglia che vi dicevo del mio pigiamino, vedete? E nulla, quello è il mio vecchio computer che lo uso poco e nulla perché è mezzo spangherato e niente, però funziona ancora per fare video fatti bene, non come questo telefono che veramente è pietoso, se andiamo proprio pietoso e niente, lì c'ho tutti i miei cosmetici, le mie cosine, lì vi attacco quando il telefono quando sto facendo video di trucco, quindi se riesco tra poco, vediamo cosa riesco a fare. Vi metto un video di trucco, vediamo. Non ne ho idea. Aspettate un secondo. Ok, è luce fu. Non è la stessa cosa, però. Se apro la finestra, me ne entrano tutte le mosche, non è il caso. Quindi ho acceso la luce. Nulla, ragazze. Allora, aspettate. Ci si vede al prossimo video e spolliciate se vi fa piacere aver visto questo video. E noi ci si vede al prossimo video, appunto. Non vi prometto nulla perché non so se riesco a fare un video di trucco, però ci provo, dai. Un bacio e a presto. Ciao. Pollice in su, commento, iscrivetevi e attivate la campanella. E se no, amen, pace. Ah, buona domenica innanzitutto. Buona domenica.